Ci siamo trasferiti a Osaka a luglio 2018, dopo qualche anno a Kyoto. Io ero venuta a Osaka solo un paio di volte e, a dir la verità, non ero stata così colpita all'inizio. Poi, dopo una vacanza di un paio di giorni, invece, me ne sono innamorata. Venendo da Kyoto, avevo paura che mi sarebbero mancate tutte le cose che amavo di quella città. I templi, la natura, le strade piccole e il fiume Kamo. Ma ero anche sicura che Osaka mi avrebbe dato quello che Kyoto non mi stava dando. Un lavoro soddisfacente, vitalità, persone frizzanti da conoscere e locali colorati in cui passare le serate mangiando cibo buonissimo. Quando ci siamo trasferiti a Osaka, non conoscevamo bene tutte le zone. Non le conosciamo neanche adesso, a dir la verità, ma è stato bello pedalare in bicicletta un po' a destra e un po' a sinistra, cercando di scoprire il nuovo quartiere. Il castello di Osaka dista da dove abitiamo solo 10 minuti in bicicletta. E anche se il primo anno siamo venuti pochissime volte, quest'anno abbiamo pedalato fino a qua spessissimo, in particolare per prendere una boccata d'aria durante i mesi di lavoro a casa. Il castello in sé ha ricevuto molte critiche nell'arco degli anni, perché quando è stato ristrutturato ne è rimasto poco di quello che era l'originale, che in realtà era andato tutto perduto negli anni passati. Il castello forse non è uno dei più belli del Giappone, ma il parco che lo circonda lo rende magnifico, secondo me. Nel parco ci sono tutti i tipi di albero che possiamo volere qua in Giappone. I ciliegi, gli aceri, i ginkgo. Si può girare in bicicletta, a piedi, col treno. Ed è un punto di ritrovo per le famiglie, per i bambini, per i ragazzi giovani e gli studenti, ma anche per le persone anziane. Insomma, nel parco del castello di Osaka si può vedere uno spaccato del Giappone a 360 gradi. Se mai verrete in Giappone, vi consiglio di passare da Osaka. E se mai verrete a Osaka, vi consiglio di passare dal castello. Chissà, magari potremo incontrarci lì. Voi siete mai stati a Osaka? Siete mai stati al castello? Spero che vi sia piaciuto. Aspetto di saperlo nei commenti. Grazie per aver guardato questo video e se vi va andate a scoprire gli altri video sul nostro canale. Ciao!